sindaco De Magistris, Taranto e Napoli, due realtà accomunate dalla storia, dalle tradizioni, dalle sensibilità artistiche e musicali nello specifico. Come conduttore di Polifemo, una trasmissione autogestita, abbiamo avuto l'idea di lanciare una sorta di scambio culturale, di gemellaggio tra virgolette, tra Taranto e Napoli, e ufficialmente in questa sede ci piacerebbe proporle questa idea. Partire dal discorso degli ipogei per parlare della risorsa mare, per parlare dell'artigianato, per affrontare insieme i problemi sociali, due realtà del sud che devono essere protagoniste. Sì, ma io credo che anche questa manifestazione vada nella direzione di come le città del sud debbano necessariamente dialogare di più e mettersi maggiormente in connessione. Abbiamo visto anche in questi giorni a Bari con gli altri amministratori locali, col Teatro Petruzzelli e il Teatro San Carlo, qua attraverso Paesiello, attraverso gli ipogei. Il sud si deve unire di più, essere più forte e più consapevole delle proprie capacità, e noi da capitale del Mezzogiorno, dalla più grande città del sud, sicuramente vogliamo andare in questa direzione. La vera piaga è la crisi occupazionale, che ha ovviamente dei tristi risvolti nel sociale. Lei, da magistrato e ora da primo cittadino, come controllare certe emergenze sociali per evitare che possano poi degenerare? Beh, ci lavoriamo ogni giorno per cercare di riscattare i nostri territori attraverso la cultura, attraverso gli investimenti nel sociale, attraverso il consolidamento delle condizioni per creare lavoro nei nostri territori, e lo facciamo anche senza risorse economiche, perché poi i governi nazionali continuano a discriminare il Mezzogiorno da questo punto di vista. Però registriamo dei segnali di grandissimo incoraggiamento, la città di Napoli si sta investendo molto, siamo primi in Italia per crescita turistico-culturale negli ultimi mesi, c'è un'esplosione di creatività e di protagonismo popolare mai visto, quindi io sono assolutamente fiducioso. Per completare, per finire il nostro incontro, la nostra chiacchierata, la questione ambientale. Taranto vive il dramma dell'Ilva, ma la Campania vive il dramma della Terra dei Fuochi, anche qui purtroppo due elementi che accomunano questi due territori. Sì, anche se la Terra dei Fuochi non è un tema napoletano, è un tema campano, sicuramente accomuna l'Italo Sider di Bagnoli e l'Ilva di Taranto. Il disastro ambientale, il fatto che ci hanno costretti a dover sacrificare uno dei diritti, o il diritto al lavoro o il diritto alla salute, e questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Ritengo che quello alla salute sia prioritario, insopprimibile. È insopprimibile, ma è assurdo che noi dobbiamo scegliere tra questi diritti. Noi abbiamo diritto al lavoro, come dice l'articolo 1 della Costituzione, il diritto alla salute, come dice l'articolo 32 della Costituzione, e il diritto a preservare la natura, come dice l'articolo 9 della Costituzione. Come vedete, la Costituzione va attuata, non va modificata.